Ciao! Bentornati al programma televisivo di oggi trasmesso da Spettacoli Televisivi con notizie come Giorgia Palmas, triste addio al padre di sua figlia. La vicenda è davvero sconvolgente. Questa volta è ufficiale. Fisico longilineo. Sorriso perfetto e lineamenti genuini sono i tratti caratteristici della bellissima Giorgia Palmas. Nata a Cagliari nel 1982. Una delle bellezze più apprezzate nel panorama televisivo italiano e non solo. Si classifica al secondo posto a Miss Mondo 2000 dimostrando, ancora una volta, che la bellezza mediterranea non ha limiti. Giorgia è molto seguita sui social network e vanta quasi 2 milioni di followers su Instagram. Con i seguaci condivide ogni evento della sua vita privata e professionale. Giorgia si dedica ai tutorial di make-up ed è testimonial del brand Avon. La svolta della sua carriera artistica avviene nel 2002 quando sostituisce Elisabetta Canalis nel ruolo di Velina Mora al TG satirico Striscia la Notizia. La notorietà che ottiene per la sua bellezza e la sua presenza scenica le permette di ottenere un ruolo nella fiction Carabinieri. Diventa una concorrente dell'Isola dei Famosi e conduce Paperissima Sprint. Attualmente, l'ex Velina Mora è legata sentimentalmente al nuotatore Filippo Magnini. Nel 2020 hanno dato alla luce la piccola Mia. A dicembre dello stesso anno Giorgia Palmas e Filippo diventano marito e moglie. Tuttavia, la showgirl sarda ha un'altra figlia, Sofia, nata nel 2008 dalla precedente relazione con il calciatore Davide Bombardini. Giorgia Palmas, l'addio spezza il suo cuore. Giorgia Palmas, oltre ad essere una bellissima e bravissima conduttrice, è anche una meravigliosa mamma, sempre presente e amorevole con le sue due bambine Sofia e Mia. La primogenita Sofia nasce dalla relazione con il calciatore Davide Bombardini. La coppia Velina, calciatore fa sognare milioni di fan, ma nel 2011 annunciano la fine della storia d'amore. La separazione è stata alquanto burrascosa e le motivazioni non sono mai state svelate. La nostra è stata una bella storia d'amore, ma che aveva un termine. Non siamo rimasti amici, tuttavia, l'ex Velina ha confessato. Per quanto possa essere dolorosa una rottura, nulla giustifica il mettere di mezzo i figli. Per me e il mio ex, il bene di Sofia è sempre stato la priorità. Sofia, primogenita di Giorgia Palmas nata dalla relazione con il calciatore Davide Bombardini, ha da pochi mesi compiuto 15 anni. Per i festeggiamenti, la famiglia ha trascorso una splendida vacanza tra i paesaggi della Sardegna e Giorgia ha condiviso uno scatto per augurare un buon compleanno alla sua splendida Sofia. Buon compleanno mia bellissima Sofì, auguri a te, che a 15 anni inizi a spiegare le ali per prendere il volo mentre io ancora vedo nelle sfumature dei tuoi sorrisi la bimba che sei stata e intravedo nei tuoi sguardi la donna che stai diventando. Scrive la dolce mamma. In molti non hanno potuto fare a meno di notare l'incredibile somiglianza. Ma siete uguali, siete sorelle. Commentano molti utenti.